Questa sera ha preso inizio lo short master sulla valorizzazione dell'olio d'oliva con caratteristiche nutraceutiche, fortemente voluto dalla città di Bitonto. Ritiene che questo short master possa avere delle ricadute a livello territoriale per la comunità bitontina? L'auspicio ovviamente è questo, non soltanto il piacere di aver riportato l'Università di Bari nella città di Bitonto, che ha una valenza storica, culturale, una tradizione che parla da sola, ma anche il desiderio di far rientrare questo short master in una programmazione strategica di lungo periodo che punta a coltivare quello che è il nostro passato, cioè le ricchezze del nostro passato, per proiettarlo verso il futuro e per creare un indotto occupazionale verso i nostri ragazzi, verso i nostri giovani. Noi abbiamo una grande ricchezza che è la nostra terra, una parte forte la gioca l'ambiente, pensiamo soltanto al Parco Lama Balice di valenza regionale, e a un bellissimo centro antico che si affaccia non a caso su quella che è la bellezza, il prodotto tipico che ne ha contribuito a farlo grande. Basti vedere la presenza di tanti palazzi rinascimentali che hanno sicuramente testimoniato quello che è significato per la città di Bitonto la ricchezza portata al nostro prodotto tipico principale. Sindaco, la ringrazio e buona serata.